Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e buongiorno insegnanti. Dicono che sia un segno dei tempi, di quelli passati che voi non avete vissuto, di quelli d'oggi, i vostri tempi. Di cosa stiamo parlando? Di questo, titolo su Quotidiano Nazionale. La grande rivincita del giradischi. È tornata la musica a 33 giri. Dopo 20 anni ricompare la classifica dei più venduti in vinile. L'articolo è firmato da Sandro Neri, vice direttore del Giorno e appassionato di musica, indomito appassionato di musica. L'era del digitale sembrava aver seppellito definitivamente il vinile. Oggi invece, a sorpresa, il mercato è rinato. Cifre più 74% nel 2015 in Italia. Rappresenta il 4% del totale del mercato discografico. In America va meglio, più 30% del mercato totale della musica nel 2015. Sono cifre indicative. Qualche altro dato: su Amazon, l'ultimo Natale, la classifica degli oggetti più regalati vedeva i giradischi al primo posto. Addirittura, per i nostalgici, c'è una riedizione appassionata del Technics SL1200, famoso, mitico giradischi. Altro dato, su Sky sta partendo in questi giorni una nuova serie TV che si chiama Vinyl, dedicata, guarda caso, al rock degli anni 70. Il vinile è rinato. È tornata in auge ed è rinata anche l'hit parade dei dischi in vinile. L'ultima classifica, una delle ultime, vede in testa David Bowie con Black Star, che conoscete. Ma c'è anche Mengoni, c'è Adele e poi ci sono i Coldplay. Insomma, il vinile è rinato. E allora ragazzi, la domanda per voi è, fatta da uno che è cresciuto ascoltando i dischi dei Beatles, suona un po' come nostalgica, al tempo stesso piena di speranza, tornano di moda i dischi in vinile. Ne comprereste uno per ascoltare la vostra musica? Buon ascolto!